Yogurt da metterci sopra, devo finire il Total Faie perché non ho più trovato lo skyr al Lidl, quindi l'ho comprato. Però qualcuno di voi mi ha detto: ma perché non provi con il quark? E effettivamente questa cosa, scusa se mi piego, ma l'ho messa troppo bassa. Comunque, effettivamente questa cosa ha abbastanza senso perché gli ingredienti più o meno sono quelli, i valori nutrizionali sono gli stessi. Ammetto che questo sa un po' più di formaggio rispetto a yogurt, però ho pensato, con tutto il ben di Dio che ci metto sopra, magari maschero talmente tanto il gusto del formaggio yogurt che non sento la differenza. L'ho provato a Padova, è così, funziona, funziona, non sento che è così tanto formaggioso perché appunto ci metto tutta sta roba, quindi... Finché non troverò lo skyr al Lidl, comincerò a metterci il quark. Mi dispiace, Faie sta fedele tantissimo tempo, ti giuro 3-4 anni, ma questa cosa tra di noi è finita. Questo rapporto deve finire. Ciao Faie, ciao. È stato bello, è stato bellissimo. Buongiorno a tutti, è mercoledì 15 marzo e mi sto apprestando per andare all'università perché ho un pre-appello esame parziale di macroeconomia. Molto interessante per me, magari qualcuno può trovarlo meno interessante. Comunque, questa mattina, come avete visto, ho fatto colazione. Se l'avete notato o meno, ho aumentato le dosi della mia colazione. Da un misurino di avena sono passata a un misurino e mezzo, quindi da 30 grammi a circa 50 grammi. Questo perché mi trovavo che... appena finita colazione avevo ancora fame, quindi ho pensato di dover aumentare. Ho aumentato tenendo costante tutte le altre quantità del giorno, la merenda mattutina, il pranzo, la merenda pomeridiana e la cena, così da provare a continuare la mia reverse. Sono arrivata a un punto in cui con le quantità che stavo mangiando prima stavo mantenendo. Non ho una bilancia qui a Piacenza, però sono convinta di aver mantenuto il mio peso perché mi vedo sempre bene ed è quello per me l'importante. Quindi ho deciso di aumentare le dosi sia per continuare la mia reverse piano piano, ma soprattutto perché dopo avevo fame. Quindi finire colazione con la fame non era al massimo. Adesso invece sono soddisfatta e tiro avanti molto più a lungo. Mi chiedete sempre quante calorie mangio, quanti macronutrienti assumo. Allora, io non conto, non le calcolo, non ho l'applicazione, non inserisco ogni volta che mangio qualcosa. Però l'ho fatto per cercare di capire anche a che punto ero arrivata e al giorno assumo circa in media 2400-2500 calorie. Per qualcuno può sembrare tanto, per qualcuno può sembrare poco, per me è il giusto, considerando che io... ho allenato il mio metabolismo, che io mi alleno, che io mi muovo, che io studio, che io vivo e quindi secondo me è
la quantità normale che una persona che fa tutte queste cose dovrebbe assumere. Siamo cresciuti e stiamo crescendo in una società in cui per una donna mangiare più di 1500 calorie è un tabù. A quanto pare le donne non devono mangiare più di tot calorie, più di 1500, e devono fare diete sotto i 1200. Questo è sbagliato. Quindi adesso continuo con questa mini reverse, o meglio, cerco di far adattare il mio corpo a questa nuova quantità la mattina. Si sta adattando perfettamente. Controllerò il mio peso quando tornerò a Padova, cioè tra circa un mesetto, per vedere come va. Io nel frattempo, anche se magari mi vedo un pochino più appannata, ma davvero leggermente, perché ho aumentato di 20 grammi la colazione, cioè ho aumentato circa 10 grammi di carboidrati, non demordo, continuo, tengo costante queste quantità al fine che il mio corpo si abitui e che non cominci a pensare meglio che adesso mi prendo tutto perché presto so che me lo toglierà, perché questo è l'effetto yo-yo che si crea spesso. Cioè dare al nostro corpo per tot tempo e poi toglierlo. Il nostro corpo poi non si fida più di noi. E invece voglio che si fidi di me, che abbia fiducia nelle quantità e nella costanza in cui gliele do. Bene, adesso ho già parlato per 5 minuti di fila. Sono logorroica. Nel frattempo mi sono anche tolta lo smalto perché quella cosa verde era diventata inguardabile. Quindi adesso mi fiondo fuori e vado a fare l'esame. Ci vediamo dopo. Per merenda, dopo l'esame, mi porto qualcosa di molto insolito. Però è ispirato alla bici della merenda Parmareggio, cioè mi porto delle gallette con un blocchetto di parmigiano reggiano. È una cosa molto pratica, completa di tutti i macronutrienti e deliziosa, assaggiatelo davvero. Grazie umana. Sono appena tornata dall'esame, cioè in realtà non appena. Sono tornata e mi sono un po' rilassata sul divano perché sono un po' stanchetta. È andato, secondo me era un po' troppo difficile per quello che doveva essere, però vabbè. In ogni caso adesso mi voglio mettere a mangiare. Voglio fare abbastanza veloce perché voglio andare in palestra subito nel primo pomeriggio. Farò un allenamento che ho filmato la settimana scorsa, che vi ho fatto vedere uno spezzettone nel vlog precedente, ma che non ho voluto inserire con il commento perché sennò sarebbe stato troppo lungo. Allora lo inserisco oggi, che tanto è lo stesso workout, quindi a voi non cambia assolutamente nulla, è quello che vado a fare oggi. E basta, quindi adesso mi invento qualcosa. Però prima di passare al pranzo e al workout, volevo dirvi un attimo che oggi è il 15 marzo, cioè la giornata contro i disturbi alimentari, che è stata creata, diciamo, per sensibilizzare un po' a questo problema. Spesso i disturbi alimentari sono considerati una moda, una voglia di essere belli, una voglia di essere magri, e spesso si crede che le persone che soffrono di disturbo alimentare vogliono soltanto apparire. In realtà il problema è tutto il contrario. Siri, non ti ho chiamato. Le persone che soffrono di disturbi alimentari, che siano anoressia, bulimia, qualunque disturbo alimentare, non si concentrano assolutamente sul fisico. Secondo me, da come l'ho vissuto io, pensano che il loro problema sia riguardante il fisico e l'aspetto fisico e il corpo, ma in realtà viene tutto da dentro. È una depressione, e il modo in cui queste persone sfogano la loro rabbia interiore è sul cibo, privandosene o mangiandone troppo, ma comunque si tratta di una depressione. E ci sono persone che sono predisposte a sfogarsi attraverso un disturbo alimentare, quindi controllando il cibo, ma le persone possono sfogarsi anche drogandosi, bevendo, finendo quindi nell'alcolismo, o in qualunque altra forma. Eccessivo esercizio, chiamatasi ortoressia, sono tutte forme diverse, dipende poi dal carattere della persona, dalla situazione socioambientale, tutto, che però scaturiscono dallo stesso problema, una depressione. Quindi non è assolutamente da minimizzare e pensare che sia il voler essere belli, perché quando sento cose del genere è altamente insultante nei miei confronti e non lo posso portare. Quindi sono contenta che esista questa giornata
penso comunque che, come per tutto, non si dovrebbe dedicare solo una giornata, ma dovrebbe essere una cosa continua. Però ovviamente questo vale per tutto, come lo stesso discorso ne penso per la festa della mamma, la festa del papà, la festa della donna e tutto. Penso che queste cose non devono essere soltanto ricordate un giorno, ma sempre. Però va bene, l'importante è che comunque si faccia qualcosa, che si smetta di sminuire queste persone che soffrono questi problemi, perché sentirsi dire certe cose quando tu sei in un problema, del tipo ah non mangi perché vuoi essere magra, vuoi essere bella, è distruttivo, perché ti senti proprio come se nessuno ti capisce e ti senti ancora di più solo. Quindi basta, adesso mi invento qualcosa per pranzo, ve lo faccio vedere e dopo andiamo in palestra. Ho deciso di usare il pesto, che va bene, sì, me l'avete già visto usare nell'ultimo vlog, mi dispiace, però l'ho aperto e c'è un'ultima porzione e voglio finirlo prima che vada male, visto che dice che dura in frigo circa... Sì, Luna... Scusa, cioè se mi fai cadere tutto... Comunque, vorrei entrare nel video... Comunque, dice che dovrebbe durare in frigo entro 5 giorni e mi sa che è un po' di più che lì. Quindi è meglio che lo consumo. È pesto, adesso ti piace il pesto a te? Eh? No? Ah, comunque hanno creato la pagina Instagram di Luna. Luna ringrazia, si sente ancora di più una diva. Io cercherò di mandare ogni tanto qualche sua foto. Però non è gestita da me, so di qualche ragazza che pensava di parlare con me, io non la gestisco ragazzi. Mi è già troppo Instagram e YouTube mio di pensare di quello al gatto. Ho deciso pasta al pesto, contorno ai pomodorini. Dovrebbe essere buona, lo so. Luna, cosa vuoi? Ehi, quello è il mio piatto. Ehi, vuoi il tonno? Dai, vieni. Come si chiede? Come si chiede? Ehi, come si chiede? Piano. Avevo promesso nel video precedente, in questo video avrei fatto un voice over del mio workout. Adesso mi alleno 3 volte alla settimana con allenamenti total body. Significa che nello stesso allenamento alleno sia lower che upper. Inizio quindi con una fase di riscaldamento al hyper extension. Qui è molto importante sentire i glutei, perché dipendentemente da dove ti concentri puoi sentire sia i glutei lavorare che il basso schiena. Una cosa che mi ha insegnato Fran è quella che quando scendo di cercare di arricciarmi e proprio cercare di coinvolgere i glutei. Questa è proprio una cosa che serve per attivarli, quindi si chiama infatti glute activation. Poi inizio questo workout facendo delle serie di stacchi. Il peso ho aumentato un pochino, però sinceramente ho visto che alla 4ª serie facevo davvero fatica e penso di aver un po' compromesso la forma. Quindi preferisco sempre tenere piuttosto i carichi leggermente più bassi ed eseguire bene gli esercizi. Potete vedere l'esecuzione, o comunque Fran che mi insegna questi esercizi, in uno dei miei video precedenti. Una cosa che ci tengo molto a sottolineare, soprattutto in questo workout, è la fatica. Che cosa intendo? Spesso quando ci si allena, o comunque quando vedo gli altri che si allenano, vedo che non si concentrano, vedo che fanno l'esercizio, fanno le loro serie, le loro ripetizioni, come gli dice il loro programma, e basta, e poi passano oltre. Una cosa che ho testato su di me, ma che vedo anche funzionare sugli altri, soprattutto ho usato come cavia mia mamma, è la concentrazione sull'esercizio, sul movimento, ve ne parlo sempre.
Però se voi davvero vi concentrate su quello che state facendo e non pensate alle farfalline che volano intorno nei prati mentre sollevate, è tutto un altro esercizio rispetto a farlo. Ma soprattutto dovete usare carichi che siano difficili per voi, che vi permettano di sforzarvi senza però compromettere la forma, perché è sempre molto importante, però davvero dovete arrivare alle ultime ripetizioni che state spingendo il vostro corpo al limite. Adesso, per questo e per il prossimo esercizio, vi lascio 2 secondi di suono per quello che io provo alla fine di un esercizio. Come avete notato, finisco l'esercizio abbastanza stremata, o che comunque basta, non ne ho più, non riesco più a tirarlo su. Comunque, dopo passo a un altro esercizio per i glutei, che è l'hip thrust. Ormai è diventato il mio best friend, o anche best enemy, nel senso che è un esercizio perfetto per i glutei, di cui a breve farò un video, soprattutto per le culotte de cheval, perché avevo detto che ci volevo lavorare, e ho selezionato molti esercizi che vi voglio consigliare, e infatti l'hip thrust è uno di questi. Ho aumentato i carichi, adesso sto facendo 60 kg. L'altezza a cui mettersi con le spalle, alcuni lo fanno da per terra, alcuni lo fanno da una panca. Sinceramente, questo me l'ha consigliato Fran, mi ha detto che è l'altezza ideale, cioè uno step basso e uno step rialzato, rispetto alla panca che è più alto, rispetto a per terra che è più basso. Quando fate questo esercizio non esiste una posizione standard della ampiezza delle gambe, della posizione delle gambe rispetto al corpo, alle ginocchia. Dovete sempre cercare di assettarvi in modo da riuscire a sentire e lavorare. Quando magari fate il movimento e in punta non sentite lavorare, risistematevi, perché è un esercizio che davvero davvero serve. Come vedete, anche qui finisco l'esercizio che sono stremata, col fiatone e il cuore che batte a 1000. Comunque anche qui vi lascio l'audio delle ultime ripetizioni e dello sforzo che compio. Faccio per farvi capire quanto davvero ci bisogna sforzarsi e che non serve finire le ripetizioni o comunque le serie senza un minimo di fatica. Dopo passo a upper body. Queste sono trazioni libere, però soltanto la fase negativa, nel senso che salto per cercare di portarmi su e scendo tenendomi, contando 4 secondi. Io non ho abbastanza forza, infatti come vedete faccio molta fatica, faccio un movimento molto scomposto che sinceramente non mi è molto piaciuto, infatti la prossima volta penso di comunque utilizzare l'elastico per come faccio le trazioni normalmente. Questo è un ottimo modo per sviluppare la forza o comunque per far capire al nostro corpo un movimento. Esercizio simile sono questi rack chins, praticamente metto una panca davanti al multipower o comunque a una sbarra e mi tiro su come se stessi facendo una trazione normale, solo che è più concentrato sul movimento, sul capire la posizione del corpo, petto in fuori, mento in alto, e serve molto per andare a colpire la parte dorsale, che è quella che principalmente serve per riuscire a fare le trazioni. Dopo passo ai piegamenti a terra, questi sempre a sfinimento, e quindi è molto importante anche in questo esercizio sforzarsi e spingere fino a che davvero non se ne ha più. Dopo passo ai bicipiti, questi sono i soliti bicipiti su panca 45 gradi, è uno dei miei esercizi preferiti, io adoro allenare i bicipiti, sempre attenzione a non far dondolare il gomito. Non deve spingersi in avanti e nemmeno indietro, deve rimanere fermo e bullonato praticamente in posizione dritta, quindi perpendicolare al terreno. E infine tricipiti, questo ve l'ho già fatto vedere in uno dei video precedenti, sono i tricipiti fatti tra due panche,
Come avrete notato, questa routine di allenamento è abbastanza faticosa, o comunque devo renderla faticosa, nel senso che l'obiettivo è spingersi sempre al limite, sempre allo sfinimento. Mi sto trovando molto bene e il fatto di avere anche i giorni di pausa tra un workout e l'altro mi spinge a dare ancora di più e spingere ancora di più in palestra. Basta, spero che questo commento al workout vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Continuiamo con il video. Sono appena tornata alla palestra e mi sto accingendo a prepararmi la merenda. Chi mi segue da tantissimo tempo sa che a marzo dell'anno scorso sono andata in una farmacia alla disperata ricerca dei fiocchi d'avena, non li avevo trovati, senza glutine, e mi sono presa queste creme, che sono creme di cereali, crema di miglio, mais e tapioca e riso. Bene. Dopo circa un annetto sono ancora qui, quindi siccome scadono a breve, anzi, questa è già scaduta da 3 mesi, ma noi sappiamo che i cosi di scadenza sono solo numeri, no scherzo, sono molto importanti, però non lo so, io non la butto questa, la voglio usare, quindi userò questa. E voglio provare a farmi la merenda, voglio provare a farmi quindi la crema di miglio e sinceramente non so bene come si faccia, però ho una mezza idea, nel senso che metterò questa farina in una ciotola e piano piano ci aggiungerò dell'acqua calda. Mescolerò e lascerò un attimo riprendere, poi riaggiungo e rimescolo e in teoria si dovrebbe triplicare, quadruplicare di volume. Alla fine di questo processo, quando penso che sia abbastanza, aggiungerò gli albumi e li cucinerò un po' in microonde come faccio la mattina per l'avena, quindi la rendo anche proteica. E quindi alla fine mi manca soltanto la fonte di grassi, per la quale userò una new entry che mi è arrivata adesso, anche se devo ancora finire l'altro burro, però voglio provarlo assolutamente. Questo è burro di mandorle, ma in modalità crunchy, quindi con i pezzettini di mandorla dentro, a differenza di questo che è smooth. In teoria dovrei finire questo prima di aprire l'altro, però no, voglio provare quello, quindi vabbè, tanto li finisco, non si spreca niente qui. Quindi adesso provo a fare questa merenda, dà fastidio anche a me, lo so. Spero che funzioni perché ho fame e sarebbe davvero davvero disappointing. Allora, il problema principale è che mi è scappato troppo l'albume e non ho messo troppo, quindi era troppo liquido, troppo, sono 20 minuti in microonde, quindi prossima volta meno albume, però mi è piaciuto, si è davvero triplicato di volume, quindi ottimo. Se lo fate vi consiglio di mettere meno albume, mi è scappato, uffa. Dopo che ho passato il pomeriggio un po' a cincionare il computer, giocare con Luna e modificare un po' dei video, mi incomincio a preparare la cena. Per cena faccio la mia tipica e semplicissima pasta, pollo e zucchine. E una cosa quasi interessante è che non ci metterò il parmigiano, ma ci metterò l'olio. Questo perché ho già mangiato abbastanza parmigiano, comunque mi sono tolta la voglia durante il giorno, con la merenda e anche con il pesto che c'era dentro. Quindi, anche se il pesto dentro l'olio, mi direte sì, va bene, uguale, comunque ci voglio mettere l'olio, voglio condirla con l'olio. In ogni caso, mi chiedete spesso quante volte mangio la carne alla settimana. Io solitamente mangio il pollo con carne bianca circa 2 volte alla settimana e carne rossa 1 volta, tipo la bistecca, e il macinato 1'altra volta, quindi più o meno 4 volte tra pranzi e cene. Consumo molto di più pesce e molti più latticini. Mi piace la carne, ma non ne abuso, e però non me ne priverei nemmeno, quindi cerco di trovare un po' un equilibrio. Cerco di consumare sempre più pesce perché mi piace di più, mi piacciono di più i gusti, si varia tra salmone, tonno, gamberetti, polipo, c'è molta più possibilità, varietà, quindi sono gusti personali. Inoltre poi questa sera è mercoledì, tipo universitario, quindi si esce.
e c'è una festa organizzata qui a Piacenza, quindi mi dovrei persino assumere sembianze umane. No, scherzo, comunque sì, in realtà non scherzo. E poi domani avrò lezione tutto il giorno e sarò tutto il giorno all'università, quindi devo anche pensare a qualcosa, prepararmi per domani a pranzo. Basta, quindi meglio che inizio a preparare, perché poi se esco non avrò tempo. Mi trovo costretta a chiudere qui questo vlog perché ho notato che è già troppo lungo, quindi non vi posso portare con me a domani e mi dispiace, quindi o continuo a vloggare anche domani e farò il vlog anche domani, oppure vloggerò un altro giorno e ci vediamo comunque nel prossimo video. Ciao! Grazie ai consigli che mi avete dato sul video della montagna dove mi stavo truccando, ho fatto il video ed ero scena, lo so. Sto adesso un po' cercando di imparare a truccarmi. Ho comprato una palette, chiedo a Veronica, io queste cose non le so, della Naked. Non so se si vede. Work in progress. Vestito top. Ci vediamo nel prossimo video. Thank you.